Benvenuti, benvenuti questo pomeriggio a questo evento molto atteso. Siamo al nono webinar straordinario di EcoPsiché, Scuola di Ecopsicologia. Questa volta è coinvolta in toto la sede di Sardegna. Abbiamo con noi Silvia Mongili, pedagogista e coordinatrice di EcoPsiché Sardegna, e Alessandro Caddeo, permacultore e green coach, grande promotore della permacultura in Italia. Ed è veramente da diversi anni che stiamo continuando sempre a borbottare, però ecopsicologia e permacultura hanno così tanto in comune, dovremmo fare un evento in cui li mettiamo insieme. Ed ecco che finalmente è arrivato. Ci sono semini che germogliano subito e fanno una piantina, questo è un semone che ha messo 2 anni a germogliare perché farà probabilmente una sequoia. Quindi, Silvia, Alessandro, passo a voi la parola. Benvenuti. Grazie mille Marcella, benvenuti a tutti. È vero, è da tantissimo ormai che stiamo provando a organizzare questo incontro tra l'ecopsicologia e la permacultura e finalmente sembrerebbe che ci siamo riusciti, se la tecnologia ce lo permette, visto che stiamo facendo i conti appunto da un'ora con cambi vari di schermi e quant'altro. Ma ormai in questo periodo diciamo che la resilienza è di casa e ci stiamo abituando a parlare con schermi, con tutto. Ma oggi almeno ho la fortuna di non dover parlare solo con uno schermo, ma almeno c'è Alessandro qui con me, per cui se non altro possiamo vederci in due, anche se non vediamo voi direttamente, almeno in questa prima fase. Allora, già Marcella vi ha detto, insomma, molti di voi già mi conoscono, mentre anche molti di voi conoscono anche Alessandro, perché comunque nel mondo della permacultura sarda e italiana è già abbastanza conosciuto. Alessandro, oltre ad essere un bravissimo permacultore, è anche un green coach, per cui ha avuto modo lui stesso proprio di mettere in relazione direttamente l'ecopsicologia con la permacultura. Cosa vorremmo fare oggi? Oggi faremo proprio una chiacchierata, una sorta di botta e risposta quasi, dove chiederemo ad Alessandro di farci capire un po' cos'è la permacultura, da dove viene, dove ci può condurre, e vedremo insieme anche quali sono tutti i punti di accordo con l'ecopsicologia, perché permacultura ed ecopsicologia davvero abbiamo scoperto che vanno molto d'accordo, che possono prendersi in qualche modo a braccetto, insomma, perché condividono entrambe la stessa visione del mondo. Condividono soprattutto il fatto che l'essere umano e l'ambiente all'interno del quale l'essere umano è ospitato in qualche modo sono interdipendenti e partono entrambi da questo presupposto. Molti di voi conoscono benissimo questa slide che ci accompagna da anni, tutte le volte che cerchiamo di parlare del passaggio da ego a eco. Ecco, questa è una slide carissima al mondo dell'ecopsicologia, ma che ci porta dritti dritti anche nel mondo della permacultura, perché entrambe ci aiutano a capire come possiamo fare. Come possiamo in qualche modo imparare a esserci sul nostro pianeta? Queste sono slide che abbiamo anche visto nei webinar straordinari precedenti, in tutto il periodo di lockdown che abbiamo vissuto e in cui abbiamo cercato di portare avanti tante tematiche care all'ecopsicologia. E una di queste proprio ha visto come protagonista uno. Tutto il tema dell'educazione, un altro tutto il tema della resilienza, della costruzione di comunità resilienti. E vedremo che questo è anche un argomento che entrerà a far parte pienamente della chiacchierata di oggi. Questo perché? Perché appunto sia la permacultura sia l'ecopsicologia ci aiutano a comprenderci meglio e ci aiutano in qualche modo a capire che noi per primi, che noi stessi siamo natura.
Quali sono gli elementi importanti? La permacultura è un sistema di progettazione, no? Giusto per fare una piccola introduzione. Poi Alessandro smonterà e rimonterà tutto quello che sto dicendo. Già lo so perché lo conosco e succederà presto. La permacultura, vi dicevo, è la progettazione di insediamenti umani, di comunità resilienti, di comunità etiche, di comunità sostenibili, che nascono un po' dall'osservazione e dall'interazione con gli ecosistemi naturali. Che cos'è invece l'ecopsicologia, detta proprio in due parole? È una disciplina nuova in qualche modo, no? Che insegna appunto a riconoscere qual è la relazione stretta che esiste tra il benessere interiore dell'individuo e la qualità dell'ambiente naturale. Quindi parole chiave sono interconnessione, interdipendenza per entrambe. E tutto questo è un argomento che abbiamo visto essere ricorrente in questo periodo, appunto, che ci ha visti coinvolti in una questione di proporzioni mondiali. E allora io chiedo ad Alessandro: che lettura dai di tutto quello che stiamo vivendo in questo periodo proprio a livello planetario, sulla base di quelle che sono le competenze che hai sviluppato anche nel campo della permacultura, ma anche come pedagogista, perché sei anche un pedagogista, sei un green coach? Che lettura daresti di tutto questo? Bene. Ciao a tutti, che lettura do? Io volevo partire con questa piccola citazione di Charles Einstein, che ha scritto appunto L'Incoronazione, un saggio politico che praticamente è stato scritto all'inizio di tutto questo periodo di lockdown, che piuttosto che mettere l'accento sul lockdown, mettere l'accento su quello che poteva essere una soluzione, o meglio, poteva essere una risorsa che avevamo. Cosa mi piace di questo articolo, che poi ho messo anche il link se avete voglia di andare a leggerlo? Mi piace molto il fatto che anzitutto la propositività, cioè il fatto di non esserci mirati o centrati sul problema, ma aver cercato subito di capire dal problema come passare a trovare una soluzione, o come la stessa soluzione che si trovava per risolvere il problema potesse essere funzionale per trovare altro. Questa frase appunto dice che è come se in un certo qual modo tutto quanto il mondo a un certo punto si sia trovato a tirare talmente tanto la corda che un evento qualunque, un evento anche, come dire, naturale, ha spezzato questa corda, e questa corda tesa a un certo punto si poteva o riaggiustare, quindi forse è un po' quello che sta successo, o riaggiustare, quindi legare due fili insieme, però avevamo sempre una corda rotta, oppure usare due fili per intrecciare una storia nuova. E la parte della storia nuova è interessante, perché abbiamo visto come l'essere umano è riuscito in tutto il mondo a, nel giro di un mese, a bloccare i voli commerciali, a fare delle scelte molto molto forti, molto molto, non soltanto a livello politico ma anche individuale, molto nell'ottica di essere costruttivi, nell'ottica di salvaguardare qualcosa. Quindi ci ha fatto vedere anche come l'essere umano può, in un certo qual modo, avere il potere di riuscire a trasformare le cose. E questo secondo me è una cosa interessante, perché possiamo vedere come trasformare le cose sia anche la base di quella che è la permacultura, la progettazione, cioè riuscire a trasformare qualcosa e usare questa energia per trasformare qualcosa in qualcosa di meglio, qualcosa che sia più rispettoso. Io faccio parte di una serie di slide, non voglio focalizzarmi troppo, no? Però questa è la situazione del mondo. A me, quando mi ha chiesto la domanda è: qual è la situazione in questo momento? La situazione in questo momento, se guardiamo al virus, a quello che è successo, è quello, ma la situazione in questo momento è un impoverimento da 10-15 anni a questa parte di tutte le barriere coralline, un impoverimento dei boschi, queste sono foto degli stessi luoghi prima e dopo, no? Un impoverimento dei boschi, stiamo perdendo suolo boschivo, stiamo perdendo suolo marino, stiamo perdendo quindi ossigeno, stiamo perdendo biomassa, possiamo andare avanti, sono soltanto così, e da un punto di vista umano stiamo accelerando processi di impoverimento delle popolazioni. Quindi qui abbiamo per esempio un po' l'India, voi sapete la grave crisi dell'India di un bel po' di anni fa rispetto all'acqua potabile, che sta continuando ad andare avanti, abbiamo sempre meno acqua potabile nel mondo. I turni di lavoro massacranti, quella è una donna che sta dormendo sopra un mucchio di immondizie, sta facendo una scelta, una cernita di spazzatura per rivenderla. La crisi idrica, non c'è più acqua potabile. Quell'altra foto lì, che sembra un formicaio, è la foto
dei bambini che minatori in Congo che vanno a scavare tutti i minerali che servono per i nostri cellulari. Quindi c'è un impoverimento del suolo, c'è un impoverimento umano, c'è un aumento di quello che è l'impoverimento in generale di tutto quanto il globo. Altra parte importante, come se facessimo, sapete, abbiamo fatto un po' la natura, un po' la terra, un po' le persone, questo è un po' il riscaldamento globale, questi sono i dati del 25 luglio 2019 che hanno segnato 3 gradi in più al suolo in moltissime parti d'Europa. I 3 gradi in più al suolo non sono dovuti soltanto all'aumento della temperatura, ma anche all'aumento della temperatura percepita sul suolo, quindi suoli nudi, suoli scoperti, suoli che vanno a impoverire sempre di più. Questo è un altro grosso problema di questo momento che abbiamo in questo momento. Come vedete appunto... Questo è un altro discorso. Io ne metto tanti dentro perché secondo me questa è la situazione che dobbiamo anche controllare e monitorare. Questi sono appunto studi delle banche, delle banche mondiali sui suoli, delle commissioni europee, che praticamente ci avvertono di un 75% di suolo degradato in tutto quanto il globo. Il 75% del suolo non è poco. Ok, andiamo avanti. Questo è un dato interessante perché io lavoro soprattutto con questa fascia di popolazione, che sono i ragazzi che in un certo qual modo tra i 15 e i 24 anni abbandonano gli studi, abbandonano la scuola, abbandonano il lavoro, ma proprio non lo cercano, non hanno alcuna intenzione di lavorare, sono praticamente persone inattive all'interno della società, sono persone che non prendono parte, vivono per se stesse, però allo stesso tempo non hanno l'energia e la forza di vivere con gli altri. E questo secondo me è un altro dato importante. Tutto questo dato qui sta aumentando negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni è stato un incremento di questa fascia d'età inattiva, tra virgolette, molto molto importante, e l'Italia in Europa è la prima nazione ad avere il maggior numero di questi ragazzi, nonostante non sia la prima nazione per disoccupazione. Quindi noi non siamo la prima nazione per disoccupazione, ci batte un po' la Grecia, c'è anche la Spagna insieme a noi, ma abbiamo un'alta inoccupazione in fasce di età minori. Ok. E questo, giusto per stare in tema, questo l'ho messo in una foto in Italia, perché molti si pensa ai suoli degradati come suoli poveri. Questo in realtà è un suolo della Pianura Padana che è degradato per le piogge, vuol dire che è un suolo che praticamente è ormai di tutto, totalmente destrutturato. Ok, questo è quanto. Grazie. Emerge un po' da quello che stai dicendo tutta la questione anche relativa all'educazione in qualche modo, no? Anche la penultima slide che abbiamo visto era anche molto importante da questo punto di vista. Emerge un po' il tuo animo anche da educatore, da pedagogista in tutto questo. E allora mi viene proprio da pensare un po' quando ci siamo incontrati per organizzare un po' questa chiacchierata, abbiamo ipotizzato proprio di parlare dell'importanza di un'educazione al comune destino planetario, un po' quell'immagine che abbiamo visto all'inizio sul dobbiamo imparare a esserci sul pianeta. Diciamo che forse un po' quello che ci serve in questo momento è una forte impostazione etica, anche da un punto di vista strettamente educativo. Quello che a me ha sempre attirato della permacultura è proprio la forte questione etica. Infatti più volte anche nei lavori con l'ecopsicologia, quando abbiamo trattato il tema dell'ecoprogettazione, dell'ecoformazione, ho portato sempre le tre etiche della permacultura all'interno del discorso più ecopsicologico, ma anche del discorso educativo, perché sono strettamente connessi. E vi faccio anche vedere... Ho preparato qualche slide da questo punto di vista, a partire sempre un po' dal discorso che avevamo fatto anche già all'interno del webinar sul costruire comunità resilienti oggi, perché diventa di fondamentale importanza renderci conto che in questo momento storico sicuramente ogni sviluppo veramente umano, come ci ricorda Edgar Morin, significa sviluppo congiunto di autonomie individuali e quindi l'individuo come elemento importantissimo, ma anche delle partecipazioni comunitarie e quindi l'elemento più societario, più comunitario, è il sentimento poi di appartenenza alla specie umana. Quindi proprio la questione di specie in qualche modo.
E tutto questo ci spinge a dire davvero, anche assieme a Edgar Morin, che ne ha parlato in maniera eccelsa nel suo testo I sette saperi necessari all'educazione del futuro, che la nostra nuova sfida evolutiva in qualche modo sarà proprio progettare comunità resilienti. Ho provato a mettere insieme, già l'avevo fatto in altre occasioni, le varie etiche. Ho provato a mettere insieme quella che possiamo definire anche l'etica, oltre che la pratica vera e propria dell'ecopsicologia, con l'idea di Morin dello sviluppo delle coscienze e con l'idea dell'etica della permacultura. Queste sono le tre etiche, chiamiamole così, dell'ecopsicologia: la leadership personale, partendo dal nucleo fino ad arrivare alle relazioni ecologiche, che comprendono quindi la dimensione dell'alterità, e l'identità terrestre, quindi una dimensione più ecologica. Queste sono le coscienze di cui ci parla Edgar Morin, che dobbiamo, che dovremo, che è importante sviluppare in questo momento: la coscienza antropologica, la coscienza etica e dialogica e la coscienza ecologica, che stanno in strettissimo rapporto con le etiche dell'ecopsicologia. E da un punto di vista molto pratico, poi, secondo me, sono strettissimamente collegate anche con le tre etiche della permacultura: avere cura, prendersi cura delle persone, di fair share, e la cura della terra. E allora ti chiedo questo proprio, se ti va di parlarci di queste tre etiche e di come e di quali sono in qualche modo anche, no, le connessioni, se tu stesso hai trovato questa connessione anche col mondo dell'ecopsicologia, per quella che è la tua esperienza naturalmente anche come Green Coach. Ok, abbiamo l'immagine della... Sì, sì. Eccolo qua. Voglio mettere questa immagine piuttosto che l'altra, perché non mette al centro la persona, non mette al centro niente, no? Questa è la cosa importante anche della permacultura in sé, secondo me. Il fatto che eticamente non si metta l'uomo al centro di nulla, ed è anche il bello dell'ecopsicologia, cioè mettersi in relazione, metterci tutti quanti in relazione e capire che siamo soltanto un piccolo granello del sistema. L'altra cosa importante è che noi non salviamo la Terra, cioè questa è una cosa importante che vorrei dire, non ci mettiamo nell'ottica di salvare la Terra o salvare chissà che cosa. Quello che ho fatto vedere prima erano soltanto dei problemi che ci sono, che sono problemi legati probabilmente a una di queste tre etiche, che generalmente causano guerre. Cioè, tecnicamente i conflitti nascono quando una di queste etiche non viene rispettata. Non quando tutte le etiche non vengono rispettate, ma quando ne basta soltanto una perché questo succeda. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente, e questo è il punto di partenza della permacultura, questo è un grafico di David Olcam, ho messo il libro lì sopra, e durante le slide ci saranno delle immagini in cui ci saranno dei piccoli libri che ho messo lì come riferimento teorico a quello di cui stiamo parlando. La cosa secondo me interessante è questa, che le tre etiche vanno di pari passo. Quando una di queste etiche manca, manca qualcosa in un sistema. Quando questo qualcosa manca, generalmente nascono conflitti. Il sistema, per riequilibrarsi, ha bisogno di un grande sconvolgimento. Ok, un esempio banale, ma rispetto alle foto che ho fatto vedere prima, no? L'equa distribuzione delle risorse potrebbe riguardare l'acqua, per esempio. Non ci pensiamo mai, ma l'acqua potabile che noi abbiamo qua dipende dalle piogge e dall'acqua che arriva dall'altra parte del mondo. Questa equa distribuzione probabilmente non c'è, perché se no noi non avremmo l'acqua potabile che abbiamo, tutto un sacco di acqua potabile a disposizione, anche se sta diminuendo, mentre in altri posti non ce n'è, non ce n'è proprio per nulla. La cura delle persone è la stessa cosa. Quando io parlavo di niente, parlavo proprio di questo, cioè la cura delle persone in che senso? Di chi dobbiamo prenderci cura, o la cura rivolta anche a noi stessi? Cioè noi ci prendiamo cura di noi stessi tanto da riuscire poi a riequilibrare queste tre etiche, questa vita in questo modo? Le tre etiche sono una guida, non sono comandamenti, sono però una guida e sono un monito, una sorta di stiamo attenti, perché se manca qualcosa di questo il sistema salta. Quindi l'idea della permacultura qual è? È quella di cominciare a progettare qualcosa mettendo insieme queste tre etiche, non prendendole separatamente. Io posso avere tutta la cura della terra del mondo, ma se non ho cura delle persone, e magari c'ho anche un'equa distribuzione, non sto facendo permacultura. Quindi che cosa distingue un progetto di permacultura? Questo è giusto per valorizzare un po' rispetto ad altri progetti. Il fatto che ci siano queste tre etiche dentro. Se voi vedete nell'immagine c'è un piccolo quadratino bianco, quel quadratino bianco all'interno rappresenta il progetto di permacultura. Noi potremmo avere un meraviglioso progetto di cura della terra e di ecoredistribuzione,
però magari questo non tiene conto delle persone che lavorano in questo. Ad esempio, facciamo un esempio banale, potrebbe essere per esempio il caffè, ok? Quindi mettiamo che noi, quando generalmente facciamo un acquisto di caffè, non andiamo a vedere, probabilmente sì, lo facciamo, sta aumentando comunque le persone che lo fanno, però andiamo a vedere se questo caffè è fatto col fair share, per esempio, quindi se è fatto in un certo modo per rispettare alcune popolazioni che fanno il caffè, se c'è un'equa redistribuzione dei guadagni all'interno di queste popolazioni, perché noi non sappiamo neanche questo, non sappiamo se i soldi che arrivano lì, poi come vengono ripartiti e come questi soldi vengono reinvestiti, denari, stiamo parlando di questa energia che noi mandiamo dall'altra parte del mondo in cambio di qualcosa, e dall'altra parte non sappiamo, a meno che non c'è scritto che il caffè biologico e roba del genere, come acqua della terra. Quindi secondo me, quando noi facciamo una scelta, qualunque scelta facciamo, se abbiamo a disposizione tre etiche che ci possono guidare, secondo me queste etiche sono importanti per scegliere, cioè queste etiche ci rendono padroni capaci di decidere, capaci di scegliere. È molto interessante quello che stai dicendo, davvero io lo riconduco pienamente al discorso anche dell'ecopsicologia, no? Che va a guardare proprio per quanto riguarda, per noi è importantissimo, no? Lavorare prima di tutto sulla nostra leadership personale, quindi sul capire chi siamo, sul capire che siamo molto di più di quello che pensiamo di essere. Tante volte ce lo siamo detti facendo tutto il lavoro sul pianeta io, ma questo ci deve servire come passo, non come nucleo centrale, ma come primo passo. Quindi io conosco me stesso, ma perché poi è importante per me andare a costruire relazioni ecologiche, quello che tu appunto chiami equa redistribuzione, è anche un ragionamento che rientra pienamente in tutto il discorso sull'ecologia vera e propria delle relazioni tra le persone, ma relazioni soprattutto tra esseri viventi, quindi in quella dimensione di eco che abbiamo visto nella seconda slide, mi pare che abbiamo proiettato, che è molto importante. E tutto questo naturalmente deve inserirsi poi in una dimensione ecologica forte. Ecco perché questi tre elementi, sì, io li riconosco facenti parte proprio dell'ecopsicologia, della permacultura, e mi piace il fatto che si incrociano perfettamente anche col pensiero di una persona come Edgar Morin, che ovviamente sta lasciando un segno importante in tutto questo periodo storico, quando ci parla appunto di coscienza ecologica, ci parla di coscienza antropologica, perché anche quello è fondamentale, e di coscienza dialogica e etica. Quindi questi elementi sono totalmente in linea. Prima di a questo punto ancora non siamo entrati a dire che cos'è la permacultura, ma prima di chiedertelo in maniera specifica, allora facci capire bene cosa intendiamo quando utilizziamo questo termine molto, molto importante, molto ricco di significato, e che cosa ha da proporci oggi. Chiederei a Marcella, prima facciamo un piccolo stop, se ci sono domande, riflessioni che emergono, visto che noi non riusciamo a vedere la chat in questo momento. No, al momento non ci sono, però credo che tutti fossero ben concentrati nell'ascoltarvi, quindi giustamente okay. Ci fermiamo un attimo, e dopo aver sentito tutte queste idee stimolanti e provocanti, se ci sono dei commenti, delle aggiunte, delle considerazioni, delle domande da parte vostra. Quindi la chat è proprio a disposizione per poter, anche mentre i relatori parlano, se vi viene in mente una domanda al momento, scrivetela, poi noi ci fermiamo ogni tanto e lasciamo spazio. Sì, perché visto che siamo arrivati più o meno a metà tempo, quindi ritenevo importante, se ci sono delle riflessioni che emergono anche da chi sta ascoltando in questo momento, sarebbe interessante anche per noi. Poi C'è una traccia di intervista, chiamiamola così, ma l'intervista può capovolgersi se ci sono interessi specifici da parte vostra. Quindi vi invitiamo davvero a chiedere oppure semplicemente anche condividere riflessioni rispetto ai punti che stavamo affrontando. Quindi, in modo che non sia un monologo ma un dialogo, per quanto lo consenta la tecnologia,
Grazie, chi vorrà veramente scrivere anche solo finora come mi risuona quello che state detto, che effetto mi ha fatto, come la vivo questa rivisitazione del concetto di etica che tenga in considerazione diversi poli, il polo della cura della terra, il polo della giustizia sociale, il polo del lavoro sull'individuo. Cari Silvio e Alessandro, vi ringrazio, vi seguo e per me possiamo andare avanti. È uno dei commenti. Andiamo avanti. Tanta curiosità nel capire come poter costruire un progetto con queste tre etiche. Ancora un minuto proprio. Molto interessante, vorrei approfondire. Benissimo, sappiate proprio che mentre vi vengono commenti e considerazioni, fateli pure anche mentre loro parlano, non li interrompete perché loro non la leggono neppure la chat in questo momento, sono io che mi farò un Noi po' tramite e va bene. vediamo, io vedo Alessandro, Alessandro vede me, per cui non c'è nessun problema. È davanti le slide, basta. Questo è il nostro piccolo mondo momentaneo. No, no, ci siamo e siamo in 35, quindi ecco che arriva Rossella, responsabile costante lavoro personale per esserci in presenza e relazione con il tutto. Studio costante, grazie per queste riflessioni. E abbiamo Stefania Balzarotti, abbiamo provato a far partire anni fa un progetto di co-housing. E mi risuonano molto le cose dette fino ad ora, perché l'idea era di costruire proprio una comunità resiliente. Per me è tutto nuovo, molta curiosità, ci dice Cristina Tassellari. Benissimo, quindi Grazie. che potete procedere, se c'è qualche cosa eventualmente vi fermo, se no al prossimo stop vediamo, leggiamo tutte le considerazioni messe nel frattempo. A voi la parola. Allora, lasciamo la parola ad Alessandro proprio per dirci, allora, cos'è veramente la permacultura? Cosa può permetterci di fare? Dove ci può portare? Che strade in qualche modo ci può aprire? Io farei anche un po' la storia, nel senso che da dove nasce, che cosa vado io, un attimo. Partiamo da qua. No, partiamo da qui. Perché è bello, il fiore mi piace, l'ho colorato. Due, perché non vedendo nessuno è anche difficile riuscire a capire quali sono gli interessi, vedere le persone in faccia, è sempre diverso che fare così. Io sono un po' un animale da corso di gruppo. Allora, ampliamo, sì. Quello che vorrei parlare della permacultura non come un sistema di progettazione e basta, ma come qualcosa che mette insieme, cioè qualcosa che in realtà ci dà modo di sistematizzare ognuno di noi gli strumenti pregressi, le capacità, le intuizioni e le modalità che ha all'interno di un sistema. E quindi all'interno di un qualcosa che rimane sempre aperto. Che cosa mi piace? Vi dico cosa mi piace a me della permacultura. Poi io ho un sacco di definizioni di permacultura diverse, perché ogni permacultore poi c'è la sua, a partire da quella bellissima di Marco Pienalto, che per lui la permacultura è passeggiare come un bambino nel bosco. Ora, una cosa così, è molto romantico, però non vuol dire niente nel momento in cui, Ma con vuol dire Marco, ma vuol tanto. dire tanto. Non vuol dire niente a livello pratico, ma il bello della permacultura è proprio questo, cioè che a livello pratico probabilmente anche soltanto passeggiare nel bosco come un bambino, senza avere troppi preconcetti e troppi pregiudizi, è realmente fare qualcosa. E qui, da questo punto di vista, la permacultura ci aiuta un sacco. Perché? Perché generalmente si pensano dei grandi sistemi da dover progettare, da dover trasformare, e quindi la permacultura nasce negli anni 70 per trasformare sistemi enormi. Cioè, quello che fa la permacultura all'inizio è di trasformare grossi, grossi sistemi che hanno dei problemi, che possono essere il problema della distribuzione dell'acqua, che possono essere problemi generalmente agricoli sull'impoverimento dei suoli, e piano piano questo si trasforma in progettazione di qualunque cosa che abbia voglia di seguire i principi. Per cui possiamo parlare di un balcone come di un terreno di 140 ettari. Questa è la cosa molto bella, secondo me. E non solo questo, è anche il fatto di riunire insieme moltissime anime. Per cui a chi interesserà di più lo strumento, la tecnologia, si svilupperà rispetto a quello.
chi avrà più voglia di parlare di finanza ed economia si svilupperà rispetto a questo. Per esempio, questa è l'idea della permacultura che racchiude quelli che sono gli ambiti di permanenza della permacultura, cioè dove andiamo a progettare, cosa possiamo progettare. Ora, se avessimo una progettazione di una, come dire, di una comunità meravigliosa, potremmo avere tutti questi aspetti tracciati, tutti questi aspetti affrontati. In realtà, quando noi andiamo a affrontare un progetto, ci focalizziamo su quello che più ci interessa, anche perché sarebbe uno sforzo enorme riuscire a fare tutto e tutto. Per cui, cosa succede? Succede che tutti quelli che fanno permacultura scelgono delle strade, scelgono di affrontare delle strade cercando di ottenere il meglio attraverso quei principi rispetto a queste strade. C'è chi si occupa soltanto di educazione, di cultura ed educazione, per cui chi fa, vabbè, io faccio anche questo, chi fa quindi didattica della permacultura, che cerca di in un certo qual modo di utilizzare i principi per costruire un progetto didattico, perché no? Ok? C'è chi lo fa invece per costruire una casa, per cui ad esempio l'ambiente costruito proprio nel senso di casa, come casa dentro, casa fuori, casa quello che c'è intorno, che cosa è il concetto di casa per me, quindi ragionare su questa roba qua. Come vedete, io ho scritto questa slide meravigliosa che ho trovato tra l'altro, questa è di David Ogram, ma l'ho trovato su un sito molto molto interessante che è quello di Elena Parmigiani. Se voi cercate trovate su internet, e praticamente di cosa si parla qua? Vedete che ci sono delle piccolissime scritte che si vedono a malapena, però ci sono, come dire, dei macro argomenti e delle micro aree. Quindi chi è più portato verso la gestione della terra e della natura magari si impegnerà di più a capire qual è il tipo di giardinaggio che gli piace di più, qual è il tipo di non so, silvicoltura, in che maniera applicare l'agroecologia, quali sono i principi che vuole mettere a fuoco. Per cui, torno su una slide, per esempio, che c'era sopra, queste sono delle piccole indicazioni che mi piace molto, questo a sinistra è un orto biointensivo, quello a destra è un orto sinergico didattico per una scuola in Piemonte, l'orto biointensivo è un orto a, questo mi sembra che è in Lombardia, adesso non vorrei dirci, no, questo è la fattoria dell'autosufficienza, e sotto vedete che ci sono tre libri interessanti da leggere per chi vuole capire. Ne manca uno che poi c'è in un'altra slide, che è il suolo, un patrimonio da salvare, e quindi chi avrà cura della terra magari avrà bisogno e necessità di cominciare a studiare che cosa significa terra, cosa significa suolo, cosa significa preservarlo, qual è il modo che il suolo ha di darci nutrimento senza impoverirlo, qual è il modo che abbiamo di progettare un suolo, ok? Progettare qualcosa che ci dia da mangiare aggiungendo cibo, piuttosto che togliendo cibo alla terra. Perché? Perché se prendiamo tre principi, io mi chiedo, ma questo orto biointensivo a sinistra è l'orto perfetto? Non lo so, l'orto sinergico che c'è a destra è l'orto perfetto? Non lo so, io mi chiederò soltanto, ok, ma in che maniera questo orto ha cura della terra? Quindi, quest'anno lo analizzo, l'anno prossimo comincio a controllarlo di nuovo, fra 3 anni vedo se questo orto ha aumentato la sostanza organica, vedo se questo orto è cresciuto di livello, vedo se questo orto si è impoverito, questo mi dà la risposta, ok? Vedo anche se ha avuto cura delle persone, abbiamo dato cibo velenoso, abbiamo dato cibo buono, abbiamo dato cibo con più proteine, abbiamo dato cibo che ha dato da mangiare più persone, ok, ci siamo. In che maniera è stato redistribuito il cibo, in che maniera è stato distribuito il lavoro? E quindi mi chiedo tutte queste cose qua, queste mi servono per capire se questo è realmente un progetto di permacultura. Posso fare un orto biointensivo come tecnica, è una tecnica che solamente preserva il suolo, avremo bisogno di delle altre etiche per decidere se questo orto biointensivo è un orto in un progetto di permacultura. Poi, la fattoria dell'autosufficienza del progetto di permacultura, per cui è lì per quello, però in realtà quando andiamo ad analizzare un progetto ci chiediamo queste cose. D'altra parte, ancora no, l'orto sinergico, ora quando la storia dell'orto sinergico nasce da una grande permacultrice che è l'Azrip, ma nasce come risposta ad un grande problema, perché l'Azrip ha un terreno in montagna che spesso e volentieri si allagava. Che cosa ha ideato l'Azrip? I cassoni, i cumuli, in modo che nei camminamenti passasse l'acqua e le colture stessero con i piedi asciutto. Okay. E quindi, e questa è una cosa molto bella, perché l'Azrip è riuscita a trasformare un suolo, dargli vita e costruire qualcosa senza rivoltarlo, dandogli spazio, prendendo anche da scuole diverse, come c'era una meravigliosa americana, Woodstock, che faceva l'orto di paglia e basta, e piano piano portarla avanti. Un'altra tecnica. Scusa, interrompo solo un attimino, perché tanto è un fiume in piena, Alessandro, quindi recupera in fretta. Anche questo che dicevi dell'orto sinergico mi ha fatto venire in mente una cosa, ovvero spesso ci sono tante persone
che ormai vogliono l'orto sinergico, come se fosse il simbolo, l'emblema, l'elemento, l'orto migliore che si possa fare. Da quello che ci stai dicendo, invece, l'orto migliore non esiste in assoluto, non per tutti i terreni, quindi è idoneo, va bene realizzare un orto sinergico. Ecco, su questo ti chiederei anche, perché tanto immagino che dall'altra parte ci siano anche domande. Io direi che i principi di costruzione di un orto sinergico sono buoni per ogni tipo di orto. La ricetta dell'orto sinergico tout court non esiste, ma non esisteva neanche nell'AZIP, non esiste nell'agricoltura sinergica. Esiste una serie di associazioni messe insieme, questo dovete chiedere che fa veramente l'agricoltura sinergica, in questo senso, esiste una serie di associazioni, una serie di pratiche che danno modo di esistere l'orto sinergico. Di fatto le grandi, grandi idee dell'orto sinergico sono la copertura del suolo, okay? Sono l'aumento della sostanza organica, sono il non camminare sopra i cassoni, sono un sacco, e soprattutto mettere in sinergia l'orto con tutto quello che c'è intorno, quindi costruire continuamente delle sinergie tra tutto quello che c'è. Io mi chiedo, se vado dentro un orto, se quell'orto mantiene tutte le tre etiche, quell'orto sinergico è un orto che sta facendo permacultura, ok? Altrimenti può essere un bell'orto sinergico, nessuno ha niente da ridire, però dobbiamo chiederci, se vogliamo fare un progetto di un certo tipo, da che parte stiamo andando. Un'altra cosa importante, qui infatti questa è la differenza tra una progettazione di permacultura che usa un tipo di progetto e delle tecniche, e che alcune sono tecniche, per quanto eticamente meravigliose, ok? E dall'altra parte queste tecniche vengono usate all'interno di progetti. Il progetto dell'Azeri era un meraviglioso progetto di permacultura che ha dato vita all'orto sinergico. Ci sono moltissimi luoghi dove l'orto sinergico è la risposta giusta, giusta, poi dipende dalle persone che lo fanno, però è la risposta buona per noi. In altri luoghi può essere l'orto biointensivo, in altri luoghi ancora può essere l'agricoltura organica rigenerativa, in altri posti ancora può essere l'anziano che zappa l'orto, cioè dipende da come noi andiamo a inserire gli alimenti nel sistema. E tutto questo noi possiamo arrivare a capirlo attraverso anche un'attenta osservazione, no? Dei luoghi, dei posti, degli ambienti nei quali ci troviamo. E questo è un po' anche l'altro elemento, per esempio, che veramente ci avvicina tantissimo all'ecopsicologia. Quando parliamo di relazioni ecologiche, la prima tappa, la tappa fondamentale è quella del sviluppare la capacità di porre l'attenzione, di attenzionare, di osservare anche i dettagli, l'insieme e il dettaglio insieme. No, era la mano. Era la mano. Allora, sì, assolutamente. Cioè, nel senso, prima di fare questo orto, probabilmente uno si chiede che tipo di terreno ha, quali sono i principi che regolano il terreno, come funziona quel tipo di terreno, e poi cerca di capire come, se noi seguissimo Fukuoka, quindi seguissimo l'agricoltura naturale di Fukuoka, l'unica cosa da fare sarebbe tagliare, lasciare lì, e poi tutta la natura ci dà quello che ci serve. Anche quello è un modo di fare orto. Dipende anche da che cosa serve a noi. Cioè, io direi c'è questo connubio sempre in una progettazione tra chi progetta e quello che è davanti. Cioè, io posso fare un meraviglioso progetto di permacultura in un luogo, arriva un'altra persona e fa un meraviglioso progetto di permacultura totalmente diverso nello stesso luogo. Ed è questo anche il bello di una comunità resiliente che fa un progetto condiviso e collettivo, ma probabilmente userà tecniche e idee totalmente diverse. E questa è la grande fortuna e la grande scommessa anche della permacultura. Mettere insieme e mantenere il sistema aperto piuttosto che avere il predominio di un'idea piuttosto di un'altra. Forse questo dipende anche dal nostro punto di partenza, no? C'è chi parte come agricoltore, c'è chi parte come ingegnere, c'è chi parte come educatore, come hai fatto tu stesso, no? Un po' io la conosco la tua storia, gli altri no, ma anche il fatto che tu ti sia approcciato a questo mondo a partire dal tuo lavoro come educatore, cosa secondo te in cosa ha influito o che cosa poi anche al contrario la permacultura ha avuto da insegnarti? Quello che diciamo che ha influito la lettura che io do dei principi ecologici all'interno del sistema umano. Nel senso che quello che ho portato con me rispetto a tutto il processo di permacultura è stato anzitutto capire cosa voleva dire avere a che fare con la terra, e io da urbano, tra virgolette, non sapevo assolutamente niente, né della fatica fisica, né del lavoro. Cioè, tecnicamente parlando, il lavoro con la natura ti mette a contatto con la natura, e la natura, se ti deve dare lo schiaffo, te lo dà. Quindi diciamo che c'è una grande lezione in questo, che è riuscire ad accettare il feedback che ti arriva dalla natura.
accettarlo significa non dire ma forse potevo fare questo, potevo fare quest'altro. È arrivata questa informazione, pietra, fai in modo che questa informazione crei qualcosa dentro di te e poi sbocci. Quindi questa secondo me è la cosa importante. E questa rigenerazione continua è quella che secondo me è importante a livello educativo. Quindi quello che mi porto dietro della permacultura è l'idea assolutamente fiduciosa che ci sia comunque un futuro migliore per chi ha voglia di provarci, e l'idea anche meravigliosa che non esistono gli errori. Cioè che qualunque cosa succede, succede, va bene, successa, ma se riusciamo ad avere gli elementi, gli strumenti per reagire o per rispondere a quello che viene, qui da qui il principio meraviglioso di progettazione, che i problemi non esistono, ogni problema è la soluzione in realtà, e riuscire a portare questi elementi di lettura all'interno della relazione educativa, secondo me è bellissimo. Questa è la food forest, per esempio, tutti quanti avete sentito parlare di food forest, io a volte entro negli orti di qualche vecchietto, sono delle food forest meravigliose, però la chiamano l'orto di casa, ed è uguale. Però dico, ci sono delle food forest, è un'idea che noi abbiamo di design all'interno di noi che mette in relazione il sistema. E questo mette in relazione il sistema. Se io guardo un'immagine di forest qualunque come questa, mi rendo conto che ci sono gli alberi che sono enormi, ci sono le foglie che cadono, ci sono i funghi, ci sono i batteri, ci sono i virus, c'è tutto. E questo, se lo vedo da un punto di vista educativo, lo posso vedere sia da un punto di vista interno, come ad esempio fa la psicologia quando ci parla di diverse parti di me, no? E quindi ci sarà la mia parte fungo, la mia parte albero, la mia parte orchidea, probabilmente c'è anche la mia parte decomposta, ci sta tutto, e accetto tutte le parti, le metto insieme perché fanno parte del sistema io. In una relazione educativa, in un gruppo di persone, potrebbe essere che ognuno ha il suo ruolo all'interno della food forest. Io dico sempre questo quando lavoro con le persone. Se noi pensiamo tutti uguale, saremo una monocoltura di pomodori. Quando vediamo una monocoltura di pomodori in campo, quello che ci viene da dire è ma non c'è resilienza, non c'è... c'è povertà, guarda il suolo che schifo, eccetera, eccetera, senza magari neanche andare a vederla veramente, però ce la portiamo dietro e poi a livello umano tendiamo a essere tutti pomodori perché è meglio parlare con persone che la pensano come me, mentre la vera ricchezza è avere a che fare con persone che pensano diverso. Perché? Perché si portano dietro un bagaglio diverso che dà modo poi alla foresta che sta intorno a me di crescere, di vivere. Io riesco a star meglio se sto con persone diverse, perché riesco ad avere più energia all'interno di un sistema se c'è più di biodiversità. Questo a livello ecologico è così, ognuno mantenendo il suo ruolo. Quindi direi che se trasportiamo tutta questa roba qua sotto tappocchio di ecologia dentro le visioni, possiamo veramente fare quello che vogliamo. Ti blocco di nuovo perché mi è fatto venire in mente, a parte veramente io sto prendendo appunti perché ogni parola che dice Alessandro mi fa venire in mente domande da farmi. Non faremo in tempo oggi, però almeno questa te la voglio fare, poi rilascio la parola a Marcella per vedere se ci sono altri interventi. Hai parlato di pomodori adesso, ma prima hai parlato di giardinaggio, hai parlato di piante, e ho pensato subito al lavoro che hai fatto anche con le piante grasse, le piante come Green Coach. Tu hai utilizzato elementi importanti appunto che ti vengono anche dalla permacultura all'interno della tua professionalità vera come Green Coach. Siccome tra i partecipanti al webinar ci sono anche dei Green Coach in formazione, ecco, questo sarebbe interessante se gli dai qualche elemento, come tu hai fuso questi due elementi. Leggo la definizione di permacultura di qualcuno. Ok, la permacultura può essere non solo un metodo di design, ma un processo di risveglio. Ok, un processo di risveglio è quello che si fa, cioè quello che io mi piace fare come coach è costruire insieme alla persona che seguo un processo di risveglio. Cioè io non so dove andremo a finire, perché non lo sa nessuno, lo so soltanto, forse non lo sa neanche le persone con le quali lavoriamo, no? Vorrebbero andare nella direzione, ma probabilmente quella direzione cambia, eccetera. L'importante è arrivare al risveglio, arrivare alla consapevolezza che si può migliorare, che si può cambiare qualcosa. E questo, secondo me, è dentro la permacultura. No? C'era il primo insegnante di permacultura che noi due abbiamo avuto anche, che era Richard Way, diceva sempre che la permacultura è come un elastico, non è mai un inizio e una fine, ma è un elastico che tende ad allungarsi, e questo elastico, se voi prendete un elastico e cominciate a farlo vibrare, a farlo girare, prende la direzione che vuole, però sta andando in una direzione. E questa direzione, finché l'elastico non si spezza,
è una direzione buona per noi. Perché? Perché è una direzione che può essere modificata in base a quello che succede, in base alle risposte che diamo, in base a tutto quello che è. Questo è un discorso un po' teorico, ma praticamente significa che se mettiamo in relazione le persone con degli altri esseri viventi, che possono essere le piante, non è detto che noi stiamo funzionando nella relazione, magari la relazione funzionale tra le piante e le persone che se ne prendono cura. Durante questo periodo, io ho fatto dei coach prima di questo periodo qua, e ho fatto dei giardini, dei piccoli giardini, e mi sono peccato con la foto, però possiamo vedere. Durante il laboratorio. Quello che mi è stato mandato indietro dalle persone con cui ho fatto il coach, non è stato sto bene, oppure questo periodo, è stato il mio giardino rigoglioso, sta benissimo. E mi facevano le foto del piccolo giardino che avevamo costruito insieme. E una ragazza mi ha scritto, è stato bellissimo, che mi ha scritto proprio, e questo giardino mi ricorda tutte le mattine che devo avere cura di tutte le parti di me. Quindi io penso che una volta che riusciamo a produrre questo, non è che abbiamo prodotto il cambiamento, ma abbiamo iniziato a risvegliare le persone in un processo che poi è totalmente loro. Grazie, questo è molto interessante, grazie anche per avermi ricordato Richard, che con Alessandro abbiamo fatto insieme il primo corso di permacultura a Milano, a Cascina Santa Brera, così ricordiamo anche i nostri, gli albori della formazione in permacultura. Volevo citare di chi era la definizione che ho detto prima, sì, che di Stefan Geyer, non so come si dica, forse così. Va bene, lo prendiamo per buono. E anche ricordarvi che non esiste una definizione di permacultura ufficiale, ed è questo il bello della permacultura. Lo ricostruiamo ogni volta, insomma. Anche in questo, visto, vanno a braccetto permacultura ed ecopsicologia, perché possiamo inventare tutte le definizioni che vogliamo quando abbiamo chiaro che cosa davvero, qual è la strada, abbiamo chiaro il percorso, ma non la meta, questo è sempre uguale. Marcella, ti ripasso la palla. Allora, siamo agli ultimi 10 minuti, abbiamo 3 domande. Una è a un certo punto, quando c'era la fotografia dei campi, hai parlato del sito da cui hai tratto la foto, di una permacultrice italiana, forse Francesca, qualcuno chiede qual era il sito. Elena Parmigiani. Ah, il sito. Allora, il sito è di Elena Parmigiani, però io vi ho fatto una slide, ve la mando, ecco qua. Queste sono le due riviste online, libere, gratuite, che ci sono in questo momento in Italia, che sono tra le più, come dire, ricche di contenuti, nel quale potete veramente spaziare dappertutto e poi da qui andare dove volete. Quindi una è Il Bosco di Oggigia, che è un canale YouTube di Francesca, un'amica, l'altro è di Permacultura e Metatransizione di Marco Materossi, un altro amico, lui si occupa soprattutto anche lui di sociale, oltre che di rigenerazione del suolo, e tutte e due si occupano di fare divulgazione usando la permacultura come progetto, questo è il loro progetto in realtà, il loro progetto di permacultura è fare divulgazione della permacultura. Fantastico, Il Bosco di Oggigia è anche citato nel libro Clorofillati, e non lo sapevo che c'era anche la permacultura dietro. La seconda domanda è letteralmente cosa significa il nome permacultura. Permacultura, allora, è iniziato negli anni 70, che veniva definita permacultura, un tipo di agricoltura che fosse permanente, quindi non un'agricoltura sul quale siamo sempre addosso al suolo, ma un'agricoltura che noi praticamente pratichiamo per costruire qualcosa che permanga nel tempo. L'idea quindi è di un bosco piuttosto che di un campo di grano, più o meno, no? E piano piano si è trasformata in cultura, quindi come tipi di culture che siano permanenti. Quindi non una cultura fine a se stessa, ma una cultura che permanga nel tempo, e l'idea di permanenza nel tempo è della resilienza. Quindi costruire dei processi culturali che facciano in modo che l'uomo diventi più resiliente, più permanente, che abbia più possibilità di vivere nel futuro. Grazie. Poi c'è una domanda. Esiste la possibilità di capire se ci sia un meglio o un peggio tra correggere un progetto già avviato e correggerlo in base ai principi della permacultura? O viceversa, meglio non iniziarlo finché non si hanno tutte le basi di permacultura? No, io direi che è assolutamente meglio iniziare qualunque cosa, perché? Perché non c'è mai il meglio, nel senso che c'è un processo di modificazione continuo, però in natura non esiste meglio o peggio, in natura esiste quello che funziona e quello che non funziona. A volte noi partiamo facendo delle progettazioni meravigliose e la progettazione non funziona, spesso e volentieri non funziona, magari non funziona perché una persona che fa questa progettazione non funziona dentro il progetto o non è rappresentata dentro il progetto,
o altre volte non funziona perché abbiamo letto male, cioè abbiamo osservato male e questa osservazione non ci ha dato modo di capire esattamente che cosa fare per migliorare il sistema. Quindi non c'è un meglio o peggio, c'è un feedback. E questa forse è una cosa di cui, non so, posso accennare un pochino, no? Il feedback è... Un minuto. In maniera informale, lo faccio dal punto di vista proprio tecnico. Io lo terrei per il corso. Da un punto di vista tecnico, il feedback è da una risposta 1-0, ok? Ma 1-0 non vuol dire che 1 sia migliore di 0, è un linguaggio binario. Se schiaccio 1 vado da una parte, se schiaccio 0 vado dall'altra. Se noi siamo in grado di leggere il feedback che ci dà il progetto, quel progetto ci dirigerà nelle nostre mosse seguenti. Quindi noi a un certo punto non decidiamo più da che parte va il progetto, ma è il progetto che ci dice guarda che è meglio che vai di qua, guarda che è meglio che vai di là. Se noi siamo bravi a essere totalmente privi di aspettativa rispetto a un progetto, il progetto ci dice cosa fare. Bellissimo, grazie. In effetti qua c'è anche un'aggiunta di Rossella, ecopsicologia e permacultura sono un processo. Esatto. Perfetto, grazie mille. Io vi inviterei, visto che ormai sono proprio 5 minuti, a raccontare come può proseguire questo discorso, di cui qui c'è stata una presentazione, una bella ampia presentazione, ma che può andare anche molto più in là. Sì, invogliaci ad esserci, Alessandro, al laboratorio in 3 tappe che abbiamo pensato. Vai. Ce l'abbiamo. Allora, certo, noi abbiamo pensato di provare a costruire insieme un piccolo progetto di permacultura in 3 tappe, ok? Partendo da quelli che sono i principi di base, cioè riuscire a leggerli per noi stessi e, oltre a leggerli per noi stessi, metterli in una sequenza per cui piano piano potremmo avere una idea personale da portare avanti e provare a portare avanti quell'idea personale come un piccolo progetto di permacultura. Per cui, nella prima parte ci sarebbe un lavoro su quelli che sono le nostre competenze, le nostre risorse, quello che possiamo fare, che tu lavoro da coach, questo nel senso certo. Va bene così. Poi nel secondo incontro, va bene, andiamo avanti, nel secondo incontro ci sarà capire quali sono i concetti di base di una progettazione di permacultura, ovviamente sono pillole, ok? Ovviamente sono tutte cose che vengono accennate, però in realtà possono darci una piccola direzione e anche tanti spunti, perché no? E quindi capire, per esempio, questa è la cosa importante, come trasformare una spirale di erosione, e in questo la permacultura, se facciamo un percorso di coach o un percorso di modificazione di qualunque cosa potremmo fare, è interessantissimo, cioè capire dove la spirale di erosione diventa spirale di abbondanza e quindi capire come fare, per esempio, il nostro piccolo progetto, la nostra piccola idea, trasformare quell'idea in qualcosa che funziona e quindi attraverso quelle che sono le regole ecologiche, quello che funziona in natura, seguendo quello che ci dice la natura, riconoscere come fare a riconoscere che la natura ci sta dicendo qualcosa, e quindi usare quello che ci sta dicendo, e infine l'idea appunto nel terzo incontro di riuscire finalmente di riuscire insieme a dire ecco, io vorrei trasformare il mio orto così, oppure vorrei fare il mio terrazzo in questo modo, come faccio a trasformare la mia stanza dove leggo in un progetto di permacultura, come faccio a trasformare il mio lavoro in un piccolo progetto di permacultura, non perché insieme possiamo dare una risposta, ma perché possiamo probabilmente dal terzo incontro dire ecco, io vorrei lavorare su questo. E secondo me già capire dove poter partire sarebbe un grande risultato. E poi, diciamolo, adesso questi 3 incontri sono il laboratorio base, ma poi abbiamo già pensato, non abbiamo fissato ancora le date in attesa di uscire da tutto questo periodo un po' complesso che stiamo attraversando, fisseremo 1 o 2 giornate in presenza dove andremo da Alessandro a Milis per provare a sporcarci o pulirci le mani in qualche modo, mettendoci in contatto diretto con la terra e con noi stessi, quindi fare un lavoro veramente esperienziale in presenza, a diretto contatto con quella che è la natura e con quella che è, anche, che è stata e che è l'esperienza di Alessandro. Allora, questo percorso continua con un corso in 3 webinar, sono i prossimi 3 giovedì, sempre alla stessa ora, quindi su www.ecopsicologia.it. Sotto le immagini vedete che ci sono gli articoli, il secondo credo è proprio laboratorio di permacultura in 3 webinar.
C'è la possibilità di iscriversi attraverso Jolly, dalla Sardegna c'è invece un altro link per iscriversi. Per gli studenti della scuola, chi ha le perle di vetro vale una perla di vetro, per chi è in formazione e non ha le perle di vetro, 100% di sconto, basta iscriversi su Networking Planet, è stato creato la pagina apposita. Il sito della scuola è www.ecopsicologia.it. Sembra di sì. Sono tre incontri di un'ora e mezza, molto pratici, molto innovativi nella loro proposta. Siete benvenuti. Quindi esistono dei grazie, 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 ma che belli che siete, grazie mille, non vedo l'ora di venire a trovarvi in Sardegna. Che bello, wow, stupendi, grazie, grazie, argomento interessantissimo. Grazie proprio anche per interessante, grazie Silvia Alessandra, alla prossima un po' nel campo. Grazie per aver trovato questo modo molto personalizzato di presentare e di presentare la permacultura e l'ecopsicologia insieme a delle attività di tipo educativo, di tipo di crescita personale, facendo capire che qui non stiamo parlando solo di coltivare un giardino, ma che le linee guida nel creare un bel giardino sono le stesse per creare un bel pianeta io, un bel gruppo di lavoro, una bella famiglia. Quindi ci ritroviamo proprio in pieno con i principi dell'ecopsicologia, le relazioni ecologiche e quindi la possibilità di reimparare dagli equilibri della terra e degli ecosistemi come far funzionare ecosistemi intrapsichici, interpersonali e ambientali. Ecco, vedo che nel frattempo avete messo anche le date, non vedo l'ora di saperne di più, grazie, molto interessante. Quindi benissimo, vedo che i complimenti arrivano, mi piace l'idea che si possa utilizzare la permacultura anche nella mia quotidianità. Molto interessante come argomenti e come esposizione, veramente stimolante. Viva l'educazione e la pedagogia, al centro delle organizzazioni, ne abbiamo estremo bisogno. E questo è proprio il momento e in questo connubio proprio c'è lo stesso equilibrio eco-psico che è quello che dà la forza all'ecopsicologia. Quindi io vi ringrazio immensamente Silvia e Alessandro, è stata una gioia avervi qua, grazie di questa condivisione, di questo racconto, grazie a tutti voi che avete partecipato. E siamo giunti alla fine, vi arriverà nei prossimi giorni la registrazione di questo webinar e di quello che c'è stato anche ieri Ecopsicologia e nuovi sciamanesimi, uno in cielo e in terra, abbiamo ritrovato ancora una volta gli equilibri e riceverete anche il link con tutti i dettagli per l'iscrizione ai corsi. Quindi tantissime grazie, direi microfoni aperti e ci facciamo un bel ciao a voce tutti quanti. No, Ciao Silvia! ciao, ciao, grazie. Ciao Marcella! Ciao Claudio! Ciao, Ciao a tutti! Grazie, grazie mille! ciao, Grazie, grazie! ciao, 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 arrivederci!